Ciao a tutti e benvenuti, io sono Celeste. Quest'oggi faremo una lezione di yoga dolce per quando state poco bene o se avete raffreddore. Sono un paio di settimane che sto poco bene, per cui questa lezione fa proprio al caso mio. Potete sedervi su un cuscino e avere un cubetto da yoga oppure un libro vicino a voi che da tenere per dopo. Per cui cominciamo. Come al solito, sedendoci in una posizione comoda, con la schiena dritta, cominciamo a respirare. E se non riuscite a respirare col naso, per oggi non preoccupatevi, già è tanto che siete qua sul tappeto a muovervi, a prendervi cura di voi, quindi lasciatevi respirare dalla bocca. L'importante è che rendiate il respiro fluido e profondo e che vi concentriate. Venendo al momento presente. Rilassate le spalle e lasciate che il petto e la pancia si ammorbidiscano. Bene, lentamente cominceremo a muoverci. Potete tenere gli occhi chiusi, andiamo ad allungare il collo e tracciamo dei semicerchi, delle mezzelune, portando il mento da una spalla giù verso il petto e poi verso l'altra. Inspirando, allungate il collo, sollevate il mento ed espirandolo, portate giù verso il petto. Inspirando, allungatevi dall'altro lato. E prendetevi un paio di cerchi completi ora in una direzione o nell'altra, solo se ve la sentite, solo se sembra piacevole. E da qua, con calma, veniamo a fermarci e riportiamo il capo sopra il cuore. Bene. Da qui le mani vengono dietro di noi, potete restare sui polpastrelli e spingiamo il petto e il mento verso il soffitto, respirando, allungando tutta la parte frontale. Da qua portiamo le mani verso avanti, oltre le ginocchia e ci pieghiamo sopra le gambe. Non serve andare tanto in fondo, non serve forzare, potete tenere i palmi delle mani verso l'alto per evitare di trascinarvi giù. Lasciamo semplicemente lentamente scendere il busto verso terra. Non concentratevi sulla forma del corpo, ma più sulla sensazione. Ne trovate il vostro limite e respirate tranquillamente. Ora ci risolleviamo. Inspirando, solleviamo le mani verso l'alto, espirando, ci estendiamo lateralmente, portiamo la mano destra a fianco a noi e il braccio sinistro verso l'alto e oltre. Cerchiamo di tenere i fianchi ben pesanti sul tappeto, sul cuscino e andiamo ad allungare tutto il lato. Inspirando, passiamo al centro, espirando, ci estendiamo verso sinistra. Cercando di tenere le spalle e il petto aperti verso l'esterno e il collo bello lungo. Ritorniamo su al centro. Inspiriamo, espirando mani al cuore. Facciamo un respiro qui. Bene, ci portiamo ora a tavolino. Quindi spostate pure il cuscino di lato e venite a quattro zampe. Mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. Cominciamo a muovere ancora un po' la schiena, passando dalla mucca inspirando al gatto espirando.
Quindi inspirando apriamo la pancia, il petto, le spalle e la gola. Ed espirando inarchiamo la schiena, spingiamo le mani a terra, separando le scapole. E inspiriamo nella mucca, facendo salire il mento. E espiriamo nel gatto, portando il mento verso il petto. E potete muovervi così ancora un paio di volte, seguendo il vostro respiro, il vostro ritmo. E il prossimo gatto, portate i fianchi verso i glutei per il bambino. E inspirando saliamo e veniamo nella mucca. Ed espirando facciamo il bambino, inarcando la schiena e venendo a sederci sui talloni. Ancora inspiriamo, vi aprite. Ed espirando ci sediamo indietro. Sediamo ora sui talloni, portando le spalle sopra i fianchi, venite su, separiamo le ginocchia e veniamo nella posizione del bambino, ma questa volta con le ginocchia separate. E io qui uso il cuscino sotto la pancia in modo da restare un po' più comoda, e quando ho raffreddore mi dà molto fastidio avere la fronte sul portapavimento, mi fa venire mal di testa immediatamente, quindi semplicemente qua appoggio la guancia sul cuscino, diventa molto piacevole, molto rilassante. Per cui fate qui dei profondi respiri, lasciando che il corpo si apra. Lasciate andare la tensione fisica, tensione mentale, concentrandovi solo sul momento presente e su cosa state sentendo ora. Se levate la guancia a terra, fate a cambio, in modo da allungare anche l'altro lato del collo. Molto lentamente cominciate ad attivare le braccia e potete sollevare il petto, venire su e spostiamo il cuscino di nuovo di lato, ci servirà più tardi. Quindi estendete le gambe ora davanti a voi, ci prepariamo alla posizione del Signore dei Pesci, ma prima facciamo il terzo cristallo con le ginocchia, se avete bisogno di muovervi un pochino dopo questo lungo bambino, potete far cadere semplicemente le ginocchia destra e sinistra. Da qui estendiamo la gamba destra, pieghiamo il ginocchio sinistro e portiamo il piede della gamba sinistra oltre la gamba destra. Da qui abbracciamo il ginocchio al petto, mano sinistra viene dietro di noi e apriamo le spalle verso l'esterno. Quindi cerchiamo di mantenere le spalle sopra il bacino in modo da avere la schiena, la colonna vertebrale soprattutto bella estesa e far partire la torsione dal centro. Fate qua dei respiri profondi. Lasciando che il corpo si apra con calma. Thank you.
Con calma riportiamo le spalle verso avanti, sciogliamo la posizione e potete stendere entrambe le gambe avanti a voi, prendervi qua un momento e tenete pure le ginocchia piegate se vi state poco comodi seduti così. E facciamo a cambio. Portiamo ora il piede destro oltre la gamba sinistra, abbracciamo il ginocchio a noi, mano destra dietro e apriamo le spalle e il petto verso l'esterno. Quindi cercate di nuovo di respirare profondamente, inspirando riempiendo la pancia e tutta la cassa toracica e espirando buttando tutta l'aria fuori. In questo modo stimoliamo il sistema linfatico e promuoviamo la guarigione, quindi cercate di concentrarvi sulla profondità del respiro. E con calma riportiamo il petto verso avanti, sciogliamo le gambe e da qua apriamo i piedi verso l'esterno, faremo un piegamento in avanti così, a spaccata. E tranquilli, non serve aprire i piedi completamente, potete averli anche molto più chiusi, potete avere le ginocchia piegate, non siamo qua per fare posizioni strabilianti col corpo, siamo qua per prenderci cura della nostra salute, quindi modificate in qualsiasi modo vogliate, potete anche sedervi sopra il cuscino per avere i fianchi più alti. Cominciamo ora a muoverci verso destra e sinistra, allungando il braccio sopra la testa, semplicemente trovando un movimento, non serve forzare in nessun modo. Inspirando venite al centro e da qua andremo a piegarci in avanti. Quindi non preoccupatevi se già è sufficiente, restate con le spalle sopra il bacino, altrimenti io vengo a piegare il cuscino davanti a me, ci appoggio sopra gli avambracci, i gomiti e rilassate il corpo. Quindi non forzate, non spingete contro il pavimento per allontanarvi. Piuttosto modificate piegando le ginocchia. Lasciate invece che il bacino, l'articolazione delle anche si rilassi lentamente. Notate se state stringendo la mandibola, ammorbidite il viso e la bocca. Continuando a respirare, notate come riuscite a scendere, a rilassarvi un pelino più verso terra. Con molta calma, continuate a respirare. Continuando a restare presenti. E attiviamo le braccia, muovendovi molto lentamente, più di quel che pensate dover fare. Ci solleviamo. Pieghiamo le ginocchia e tenendo i piedi larghi lasciamo cadere le ginocchia verso terra in una direzione poi nell'altra, un'altra versione del tergicristallo, giusto per muovere un pochino le gambe, il corpo. Bene, da qui andremo a prendere il cubetto oppure il libro
e il cuscino di nuovo. Quindi faremo una variante della posizione del pesce supportato, quindi potete appoggiare il cubetto sotto il cuscino e andremo a distenderci sopra. Quindi cercate di essere più o meno con le scapole sopra il libro oppure con la testa sotto sopra il libro, a seconda di come vi sentite più comodi, ok? Sistematevi e regolatevi. Potete tenere le gambe stese o piegate oppure anche aperte a farfalla con le piante dei piedi che si uniscono. Quando sto male o raffreddore tendo a sempre essere chiusa e a pallottolarmi come. Per cui fare una posizione come questa di estrema apertura può essere molto piacevole per riequilibrare, ribilanciare il corpo e tutto il sistema nervoso. Con calma potete chiudere le gambe, chiudere le ginocchia se ce le avete aperte, aiutandovi con le mani. Andremo a rotolare su un fianco in modo da poter spostare gli attrezzi. E tenete pure il cuscino a inizio tappeto. Ci distendiamo a terra, se volete appoggiarci sopra la nuca potete farlo. Piegate ora le ginocchia e datevi un forte abbraccio portandole al petto. E respiriamo qua. Portiamo ora i piedi a terra davanti a noi, uniamo le ginocchia, lasciamo che la lumbare si appiattisca sul tappeto. Andremo ora a portarci in Shavasana e potete tenere il cuscino sia sotto la testa che metterlo sotto le ginocchia, un ottimo modo per rilassare la schiena. E con le braccia e le gambe stese, abbandonatevi alla forza di gravità, lasciate che tutto il corpo diventi pesante e si rilassi. Lentamente, se volete venire a sollevarvi, piegate le ginocchia, portatevi in posizione fetale e tornate a sedervi. Se
Se avete tempo invece di restare in Shavasana, restate pure distesi. Facciamo un ultimo respiro insieme prima di lasciarci. Inspiriamo profondamente sollevando le braccia e espirando portiamo le mani al cuore. Io spero vi sentirete molto presto meglio. Vi saluto, grazie di aver praticato con me. Namaste.